Il Red Dot Design Award è uno dei maggiori e importanti premi del design mondiale. Lo scopo del riconoscimento è di onorare la qualità e l'estro di progettisti e designer. Istituito nel 1955, vi possono concorrere tutti i produttori, tanto che la giuria annualmente valuta migliaia e migliaia di prodotti nei diversi settori merceologici. Nella categoria automotive, BMW Group ha sempre conquistato riconoscimenti ad alto livello. Quest'anno sono ben 6 i premi vinti. BMW si è distinta in 3 classi, con le rispettive X1, Serie 5 GT e nuova Serie 5 Berlina. Il premio Best of the Best è andato allo stile della Rolls-Royce Ghost. I giudici hanno premiato anche la divisione Motorrad con la F800R e la S1000RR. La cerimonia della consegna dei Red Dot Design Award avverrà il prossimo 5 luglio, in occasione del Salone di Essen. Il BMW Group ha ottenuto un'importante commessa da Carbon Motors per la fornitura di propulsori diesel destinati alle auto delle forze dell'ordine americane. L'accordo, firmato a Washington, prevede la fornitura di 240.000 motori diesel a 6 cilindri, completi di sistema di raffreddamento e scarico e di trasmissione automatica. Carbon Motors è il primo produttore al mondo di autoveicoli destinati alle forze dell'ordine. La scelta dei motori BMW è puramente tecnica e ambientale. In termini di consumi, emissioni e prestazioni, i motori BMW superano la concorrenza. Grazie a questo accordo, le prossime 240.000 auto della Carbon Motors, motorizzate BMW, contribuiranno a ridurre fino al 40% i consumi e le emissioni di CO2. Gli ecoincentivi 2010 prevedono un bonus pari al massimo del 10% del prezzo di listino, fino a un massimo di 750 euro per l'acquisto di motocicli omologati Euro 3 con potenza non superiore ai 70 kW, con contestuale rottamazione di un motociclo Euro 0 o Euro 1. Sono 9 i modelli BMW Motorrad che rientrano nei parametri imposti dal governo con la campagna di rottamazione, partita il 6 aprile, con scadenza a 31 dicembre, salvo esaurimento dei fondi disponibili. Godono di questi eco-incentivi i modelli della serie G, la G450X e le 650 X Country, X Moto e X Challenge. Come pure i bicilindrici paralleli della serie F, con la F800 GS, la F800S, la 800 ST, la F800R, la F650 GS. Questi ultimi 4 modelli sono disponibili anche nelle versioni depotenziate per neopatentati e consentono l'accesso agli ecoincentivi 2010. Fin dal 1975, artisti di tutto il mondo hanno trasformato automobili BMW in opere d'arte che hanno di volta in volta segnato un periodo particolare nell'ambito del programma Art Cars. Nomi come Calder, Stella, Warhol, Holzer sono alcuni tra gli artisti che hanno contribuito a tenere in vita quella che ormai è diventata una tradizione. L'ultima creatura è stata realizzata da Olafur Eliasson nel 2007 con la sua BMW H2R Project. Ben presto si aggiungerà la M3 GT2 creata da Kev Koons. La vettura sarà presentata in anteprima al centro Pompidou di Parigi e poi parteciperà alla 24 ore di Le Mans. Questa M3 GT2 ha un motore di 500 cavalli e raggiunge i 160 km/h in soli 3,4 secondi.